Ciao pagliacci e pagliacce, qua è Megozzo e benvenuti tutti quanti a Bambo, bentornati in questo nuovo video della GS5 mod vita reale da calciatore con il nostro Cristiano Ronaldo. Anzi no, attenzione, oh mio Dio, oggi non è Ronaldo il protagonista, ragazzi, di questo episodio speciale tra parentesi, ma è il nostro capitano Icardi, sì, perché ragazzi sapete bene quello che è successo nella partita di ieri tra Inter, Juve e Almeazza. Io non l'ho vista perché purtroppo ero al cinema, però mi sono visto un po' la sintesi, ho visto le highlights e mi sono fatto un po' un'idea di quello che è successo. Prima di tutto, senza scatenare un putiferio, ci terrei a sapere anche la vostra nei commenti, quindi raga, commentate tutti come la pensate. E senza scatenare parolacce, bestemmie tra interisti e juventini, perché anche se io tifo Juventus, sono comunque dalla parte delle squadre italiane. Riconosco ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, che sia la Juventus o no, che sia l'Inter o no. L'Inter ieri ha giocato una buona partita e meritava di vincere. Bene, quindi ragazzi, nel video di oggi vedremo la reazione di Icardi nel post partita. Quindi non perdetevi questo video perché sarà veramente fighissimo, ve lo dico. Prima di passare al video, ragazzi, voglio salutare due di voi velocemente su Instagram. Saluto Bellisario Fabio Drum, che mi scrive Omega, sei mio youtuber preferito. E saluto anche Omega, che è il migliore 777, bel nome, devo dire, che scrive me saluta fra, al massimo mi saluti, bella a tutti e due, vi saluto. Se anche voi volete essere salutati dal sottoscritto in tutti i prossimi video, trovate il mio Instagram qui in descrizione, mi raccomando venitemi a seguire per essere salutati, rimanere sempre aggiornati, e anche a volte ci sono degli spoiler sui prossimi video, per cui vi aspetto, mi raccomando. Bene ragazzi, allora eccoci qui con il nostro Mauro Icardi, signori. Sì, perché oggi ho intenzione di, come già detto, nella vita reale da calciatore, e dobbiamo sempre impersonificare i panni dei nostri beniamini, che poi voi insultiate Buffon, Dybala, Ronaldo, Messi, Suarez, Rakitic, non so chi più ne ha più ne mette, ragazzi, a me non me frega niente. Questa serie è dedicata ai calciatori, non è dedicata a Ronaldo, non è dedicata al Real Madrid, alla Juventus, è dedicata ai calciatori. E l'ho sempre detto, bisogna sempre girarli tutti. E un episodio sui Icardi direi che ci sta benissimo, dato che Buffon, Dybala e gli altri li abbiamo impersonificati più e più volte. Allora, come vedete, siamo alla fine della partita, sapete già l'esito, com'è finita, è finita 2-3, perché giocavamo in casa per la Juventus. E adesso ragazzi, stiamo proprio per andare a cambiarci, infatti vedete ho la divisa praticamente sporca, non so se si vede ma è un po' scura, cioè un po' sporca, non so, un po' sporca di terra, non so come ve la chiamate. Visto che ci siamo, fatemi anche sapere se vi piace la divisa che ho messo ai Icardi, quella... sì, quella dell'Inter appunto, quella ufficiale. Sono incazzato perché sapete che abbiamo perso 3-2, però calmati, lo so che vuoi fare a botte, però calmati. Sono incazzato ragazzi, Buffon, Dybala e gli altri se ne sono andati senza salutare e senza nemmeno dire scusa, perché magari hanno vinto a culo, perché meritavamo noi di vincere, quindi ho detto scusa. Quindi ora ci andiamo a cambiare e preparati al devasto. Ok ragazzi, mi sono cambiato e vi dirò qual è la cosa che mi fa più incazzare di tutte. Saranno i doppi gialli, il giallo in generale che non è stato dato a Pjanic, sarà che quell'infame di Spalletti mi ha sostituito, non lo so. Sono incazzato, voglio vendetta ragazzi, perché questa partita meritavamo di vincerla e potevamo insomma dare una svolta al calcio italiano e smettere di far vincere la Juventus. Comunque ora andiamo alla macchina e vediamo un po'. Stiamo tornando... Non stiamo tornando a casa per niente, perché come vi ho già detto, ecco, Icardi una contromanata spettacolare. E beh ragazzi, capitelo, è stranervoso oggi il povero Icardi. Allora, stiamo andando al bar, dove ogni giocatore, ragazzi, di questa città va a festeggiare dopo ogni partita, in poche parole. Perché sì, ci sta un locale che è su questa strada qui, che la conoscete benissimo, sarebbe la strada... quella di West Winewood, dove si trova anche l'Eclipse Tower, qui si trova la Pacific Standard, il teatro, eccetera eccetera. Ci sta un locale che dovrebbe essere questo qui, dove ogni giocatore ragazzi a volte va e festeggiano le partite e tutto il resto. Bene, siccome sono incazzato nero per la nostra sconfitta, è un po' rosico, questo devo ammettere, vi devo dire la verità. Non rosico perché abbiamo perso, cioè sì, rosico perché abbiamo perso, ma non perché non abbiamo giocato bene. Rosico per l'arbitraggio di merda, ragazzi, sarete tutti d'accordo con me, per l'arbitraggio di merda che hanno dovuto subire gli interisti ieri sera per colpa di... non mi ricordo come si chiama l'arbitro. Orsatti? No, non è Orsatti, vabbè, un nome del genere. Orsetto! Si chiama Orsetto l'arbitro, sei grande. No,
Sì, ragazzi, invece rosichiamo per questo. Quindi, siccome sono incazzato nero, ora andrò ai giocatori della Juventus e parleremo un po' a quattro occhi e vedremo se loro sono d'accordo o se almeno ammettono. Io non dico che non siamo stati bravi, ma voglio che almeno ammettano che l'Inter ha giocato meglio della Juventus ieri sera. Certo, la Juventus ha giocato bene, però, ragazzi, la mia squadra sicuramente ha giocato meglio. Quindi raga, no, la Juventus per come è orgogliosa, specialmente Dybala, Buffon e tutti gli altri, non penso che ammetteranno questa cosa. Quindi preparatevi al mega rissone che è in arrivo, garantito. La nostra Maserati e il nostro mitico Icardi, siamo arrivati qui che, vabbè, il posto dovrebbe... Vabbè, cerchiamolo dietro il posto, dai. Oh, ma non mi dire, guardate un po' che auto ci sono qui. Vabbè, io la metto a debita distanza per non confondermi col bianco. Bianco-nero, ragazzi, non ci credo. Ma guardate un po' di chi sono queste auto. Vediamo se le riconoscete. Esatto, ragazzi. Vabbè, la macchina di Buffon sapete che la conoscete benissimo per questo episodio speciale. Sapete anche che Buffon nella realtà è morto. Ma nella realtà c'è una serie vera, non nella realtà. Scusa, sono una cazzata. E quindi in questo filologico, in questa stramaledetta episodio, dove Riccardi sta tentando di. Ma scusa, Riccardi, perché devi usare le mani se sai che hai portato Lucy? Come direbbe qualcuno. Sì, perché ragazzi, l'Inter ama fare le sue vendette in vero stile, no? Ragazzi, lei è Lucy, Lucy, loro sono i miei iscritti. Per quanto mi piacerebbe prendere ammazzate, o meglio ammazzate, devastare le auto dei miei rivali, purtroppo per le auto, ragazzi, c'ho un gran rispetto. Quindi, ragazzi, Lucy dovrà aspettare. E va bene, Lucy, aspetterai. Bene, allora adesso andiamoci a fare una bella chiacchierata con i nostri amici che stanno nel nostro locale preferito, che poi tra l'altro è il locale preferito di tutti i calciatori. Ok, ragazzi, siamo entrati, cioè ci siamo. Oh mamma, che bordello! Ma no! Cos'è tutto sto casino? Ah, ci sarà Sfera Ebbasta in concerto, quell'infame che sta sempre a trappare. Sì, ragazzi, vabbè, c'è Sfera Ebbasta in concerto. Vabbè, dovremmo solamente trovare. Che poi, guarda un po' chi c'è qui. Ci sono messi nei mar che stanno discutendo delle loro cose. Ciao ragazzi, come va? Tutto bene? Sì, Messi dice che va alla grande. Dopo aver vinto il campionato, stanno a bomba. Mentre Neymar lo vedo un po' giù, ragazzi, non lo so perché. Vabbè, sentite, avete visto per caso Buffon e Dybala? Sapete dirmi dove sono? Al piano di sopra, come al piano di sopra? Infatti ci sta al secondo piano qui. Qui si va al piano di sopra, ragazzi. Dovremmo trovare di regola Buffon e gli altri e parliamoci un po'. Ah, oh, ecco, ragazzi, come vedete sono qui. E chi sono questi due uomini? Non li conosco. Vedete, si stanno vantando della grande vittoria che hanno fatto nel loro campionato con non so chi sia questo uomo qui e queste tre donne qui. Ma insomma, si stanno vantando e secondo me nemmeno ancora mi hanno visto. Mi dispiace interrompere la festa, signori. Scusi, scusi, sì, si sposti, grazie. E mi scusi anche a lei, signorina. Sì, spostatevi tutti e tre, grazie. Buffone Dybala. Ciao ragazzi, allora sono venuto qui, non tranquilli, non voglio problemi, non li volete neanche voi. Ragazzi, sembra che il povero Icardi stia parlando a vuoto, perché mentre Icardi sta cercando di spiegare che almeno potevano chiedere scusa per la vittoria che hanno fatto, che almeno potevano ammetterla come società, che questa è stata la partita dell'Inter che ha giocato molto bene, se l'è meritata, se la meritava. La vittoria, insomma, per carità, ragazzi, tutto il resto. A quanto pare Dybala e Buffon se la stanno prendendo con vera fierezza e menefreghismo. Anzi, guardate, addirittura Dybala continua a ballare sotto le strofe di Sfera Ebbasta, mentre Buffon tranquillo beve e guarda addirittura da tutt'altra parte, mentre il povero Icardi sta sprecando le sue parole per dire: ragazzi, almeno abbiate le palle di dire che questa partita l'avete vinta a culo, oppure l'avete vinta perché c'è stato un arbitraggio del merda. Forse le mie parole non sono state abbastanza chiare, vero Dybala? Vero Dybala? Vero Buffon? Madonna! Madonna, guarda, mi ha dato uno scappone pure a quella! Oddio! Oddio, Icardi è impazzito, ragazzi! Icardi è impazzito, Icardi contro tutti! Mio Dio! Ragazzi, gliene sta tirando... No, Buffon! Madonna! Oddio, ragazzi, preparatevi al rissone! Dai, alzate! Oh mio Dio, ragazzi, ok, c'è da dire che il rissone è iniziato! Mamma mia, Dybala, attenzione, che l'ha steso! No, Madonna! Che ha fatto? Fatevi sotto, infami! Pam, pam! Mamma mia, Buffon, come le sta aprendo! Ok, ragazzi, ora sembra che sia il turno di Dybala. Oh mio Dio, ragazzi, Icardi sta menando tutte le mazzate che vorrebbe aver menato durante la partita. Ok, ragazzi, sicuramente questi qui sono tutti i juventini che stanno applaudendo. Vattene via, brutto infame! Aia! Ok, ragazzi, ora me la sto vedendo veramente brutta perché ci sono Buffon e Dybala che...
Non ce la faccio! Ok ragazzi, se non fosse che sono deidratato, pesterei ancora Dybala e Buffon, ma così rischio seriamente di svenire, di morire, sapendo che stiamo giocando, ragazzi, alla vita reale da calciatore, e se non beviamo, il gioco ci sta dicendo anche che siamo deidratati, ma vorrei continuare a picchiare Dybala e Buffon, ma perché? Ok ragazzi, sto cercando di andare velocemente alla macchina, perché tanto so che adesso mi rincorreranno. Eccoli, infatti stanno arrivando. Ok, stiamo per fare una pazzia. Icardi, non lo fare! Non vorrei mica metterli sotto! Oddio, ti prego, fallo piano, raga. Raga, Icardi sta per mettere sotto Dybala e Buffon. Sta per mettere sotto Buffon. Piano, Icardi, piano. Madò, l'ha messo giù. Pure, no, pure Dybala. Pure Dybala. Madò. È rimasto attaccato. E adesso fate ancora i forti. Fate ancora i forti. Rissa nel parcheggio. Cos'è? Si rialzano ancora. Aia. Ok. Oddio, ragazzi, lo stesso Dybala col colpo segreto. Ronaldo Junior sarebbe fiero di Icardi. Me ne sono ricordato solo adesso. Io c'ho Lucy, bam! E adesso fai ancora. Devi prendere i due gol, devi prendere il terzo, il quarto, il quinto, e fai vincere l'Inter. Porca di una miseria. Mari, basta, stai giù. Ok, ragazzi, che sudata. Sembra che Buffon abbia capito l'antifona. E anche il povero Dybala. È andata più che bene, direi. Abbiamo avuto la nostra vendetta. E adesso è ora di sgommare prima che venga la polizia. Mentre Icardi praticamente in fin di vita, dopo aver fatto un mega risveglio con Dybala e Buffon, torna a casa. Però stiamo andando a casa sua almeno a dormire, a riposarsi un po' dopo questa giornataccia, perché comunque la partita che hanno vinto non si cancella. Se il video vi è piaciuto, un bel mi piace, commentate sotto i commenti. Ditemi, secondo voi, chi aveva ragione. Insomma, chi aveva ragione. Se vi è piaciuta la partita e se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, per non perdervi tutti i prossimi video. E mi raccomando ragazzi, condividete il video con i vostri amici e rispettate i semafori, non fate come fa Icardi. Ricordo che in descrizione trovate le mie maglie ufficiali, ragazzi, come questa qui in edizione limitata. Quindi passateci, mi raccomando, che stanno anche le rimanenze di quelle di Ronaldo Junior. Compratele, che sono davvero belle e meritano. E sempre in descrizione trovate il mio Instagram, se volete essere salutati dal mitico Icardi. E se volete, ragazzi, avere spoiler sui prossimi video, mi raccomando, passateci che ci conto. Direi che per questo video è tutto. Grazie a tutti per la visione. Icardi incazzato sta andando non so dove. Lascio a voi i commenti. Come gozzo, ragazzi, e ci becchiamo in un prossimo video. Ciao!